probabilmente al primo turno ci hanno accordato ben 4.000 voti qui a Giulianova. E sono convinto che quei 4.000 voti, insieme a tanti altri che si andranno a sommare, soprattutto quelli che arrivano appunto da un riscontro partitico, saranno la base per i futuri anni per questa amministrazione. Ho letto e ho sentito di tutto. Guardate che io amo fare il sindaco. Io amo la mattina svegliarmi e andare al palazzo a risolvere le problematiche della mia città. E spero di farlo per i prossimi 7 anni, qualora i cittadini me ne daranno l'opportunità. Quindi sappiate una cosa che ha detto bene il capogruppo Vincenzo Nincecco: fare il sindaco per chi ha la politica del DNA è una cosa che, di cui non riesce a fare a meno. In un percorso politico, chiunque fa politica sa che il sogno di ogni amministratore è fare il sindaco, e io ho realizzato il mio sogno. Oggi scelgo la Lega per dare il massimo riscontro alla mia città in termini di collegamenti, di finanziamenti, in termini di riscontri per quanto riguarda il porto, l'ospedale. Noi per tanto tempo, per tanti anni siamo stati trattati dal centrosinistra come la periferia del loro impero, e questo è sotto gli occhi di tutti. E io sono convinto che tutte le persone che sono sedute qui da domani mattina si metteranno a lavorare per dimostrare, ancora di più rispetto ad altre realtà, che la scelta che abbiamo fatto qui a Giulianova era una scelta giusta. E sono sicuro che nei prossimi giorni, quando sarà convocato questo famoso tavolo, io spero il prima possibile, mi potrò sedere a dialogare di problemi seri insieme ai 4 assessori regionali. Tutti quanti vorranno fare bella figura, perché questo è il secondo comune della provincia di Teramo, è il quarto comune amministrato nel centrodestra in regione Abruzzo, ed è un comune importante. È un comune importante. Io veramente vi dico che il senso di famiglia che ho provato in questi giorni, in cui mi siete stati tutti vicino, soprattutto i consiglieri regionali e soprattutto il sindaco Scordella, con il quale ci siamo sentiti più di una volta, mi fa comprendere il senso vero della politica. Il senso vero della politica. Io sono onorato di poter dare il mio piccolo contributo all'interno della Lega, ma vi assicuro che sono veramente onorato di fare il sindaco e di continuare a farlo per i prossimi 7 anni. Grazie. Se ci sono domande.